Ciao ragazzi, questo tutorial sarà piuttosto veloce e tra virgolette semplice. Ne approfittiamo della pausa estiva di uno dei nostri clienti per fare l'aggiornamento di Zimbra dalla versione 7 alla versione 8. Quindi in modo molto molto veloce vedremo che la versione utilizzata di Zimbra è la 8, direttamente dalla schermata non lo si fa assolutamente, però questa è una visualizzazione molto molto veloce. Per andare con una maggiore precisione, sarebbe chiaramente opportuno andare direttamente in CLI all'interno del server. Vediamo se ricordo la password. Perfetto. Andiamo all'interno del server per verificare la versione installata di Zimbra e chiaramente la versione del sistema operativo. Quindi andiamo in su Zimbra e andiamo con ZM control-v e andiamo a verificare che la release di tipo FOSS, come si può vedere, di Zimbra, quindi è la Open Source Edition, è la 7.2.0 60 a 64 bit, installata su un sistema Red Hat 6, in realtà è una CentOS a 64 bit. Quindi il primo step da fare è posizionarci su, io vi spiego la nostra tecnica, che è quella che prende in considerazione una serie di fattori. Primo fra tutti è la messa in sicurezza dell'installazione attuale. Quindi io ZM control stop, blocco tutti i servizi di Zimbra. È chiaro che questo aggiornamento lo si può fare definendo un downtime al cliente, quindi ne abbiamo approfittato della sua pausa estiva per farlo e chiaramente per farvelo vedere. Dopo che tutti i servizi di Zimbra sono stati bloccati, per stare ulteriormente tranquilli su quello che chiaramente potrebbe accadere in fase di aggiornamento di Zimbra stesso, sarebbe opportuno creare una snapshot. Eccolo qui. Adesso per sicurezza gli creiamo una snapshot, aiutati chiaramente dalla virtualizzazione. Take snapshot, andiamo a mettere la data di oggi che è 20.08.2013. E mettiamo la versione Zimbra 7. Aspettiamo che la snapshot venga effettuata e arrivi al 100%. Siamo alla fase finale. Pochissimi punti percentuali ci separano dalla conclusione della snapshot. Eccola qua, completata. Adesso possiamo stare più tranquilli e lavorare con maggiore serenità. Usciamo dall'utente Zimbra, andiamo in TMP, vediamo che sia pulito. Sì, andiamo a pulire tutto. Apriamo chiaramente un browser, andiamo sul sito web di Zimbra, un po' di lentezza perché come ogni volta accade è un accesso remoto direttamente sulla macchina virtuale del cliente, una macchina virtuale di controllo, tra virgolette. Eccoci sul sito di Zimbra, dove in modo molto molto semplice dobbiamo andare a scaricare l'ultima versione disponibile, che è la 8.0.4. Quindi andiamo nella community. Andiamo nella sezione download. Andiamo direttamente sulla pagina di download. Eccola qui, la 8.0.4. Ricordiamoci, stavamo facendo riferimento a un'installazione Red Hat Enterprise Linux 6 o CentOS 6, quindi tasto destro sulla versione 64 bit, copia indirizzo, andiamo nella TMP e
E non dobbiamo nient'altro che come comando dargli una VGET e attendere che il processo di download abbia fine. Finalmente il download è stato completamente effettuato, anche ha impiegato molto tempo perché la velocità era di 155 kbps al secondo, però ce l'abbiamo fatta. Quindi procediamo con una tar per decomprimere il file. Diamo l'invio e dopo qualche secondo, una manciata di secondi, avremo a disposizione la cartella. All'interno della quale, pardon, eccola qua, facciamo una clear, facciamo una ls, all'interno della quale abbiamo tutti i file che possono essere utilizzati per l'aggiornamento chiaramente di Zimbra. In modo molto molto semplice, dobbiamo andare a mandare in esecuzione lo script install. Chiaramente, ripetendo i passi che abbiamo fatto per maggiore tranquillità, abbiamo bloccato i servizi di Zimbra, abbiamo creato una snapshot con il vSphere, il client vSphere su VMware, e adesso possiamo applicare chiaramente l'aggiornamento. Dopo una prima fase iniziale, trova tutti i servizi installati dalla precedente versione, la 7.2. Andiamo ad accettare tutto ciò che ci viene detto. You agree with the terms? Ok, accettiamo i termini di licenza. Va bene. Verifichiamo l'integrità del database. E non dobbiamo fare nient'altro che aspettare e incrociare chiaramente le dita per far sì che l'upgrade abbia esito positivo. A upgrade di versione dalla 7.2 alla 8.04 ne abbiamo fatti abbastanza per poter dire che è una prassi consolidata. Ciò che non va molto bene era fino a poco tempo fa con la versione con le precedenti versioni della 8, la 8.0, la 8.01 che creavano dei piccoli, piccoli, grandi problemi. Ecco perché noi prediligiamo sempre installare ai nostri clienti le versioni con un po' di più di storia, affinché non facciano loro da beta tester delle software house. Sta spegnendo Zimbra Mail, che era già spento. Sta rimuovendo i pacchetti esistenti nelle vecchie versioni. E adesso sta preparando l'installazione dei nuovi pacchetti. Una piccola postilla. Zimbra che abbiamo, i servizi di Zimbra che abbiamo bloccato avevano il download delle mail esterne programmato all'interno delle preferenze, proprio come mail esterne. Qualora venga utilizzato il fetch mail, poi vedremo dopo il perché si preferisce il fetch mail alle mail esterne. Qualora venga utilizzato il fetch mail per il download delle mail esterne, converrebbe chiaramente bloccare anche il fetch mail, affinché non ci siano problemi di perdita email ricezione, ma solo un freeze dell'intero sistema in un determinato momento. Sta riavviando il MySQL e, come abbiamo visto, sta effettuando l'aggiornamento dalla 7.20 alla 8.04. Ok.
Adesso sta verificando lo schema del MySQL. Eccolo qua, sta iniziando ad aggiornare le versioni intermedie che portano dalla 7.2.0 che era presente come installazione sul sistema alla 8.0.4. Tutto sta procedendo normalmente, non abbiamo alcun errore. Però in questo modo, come si può vedere, potete lavorare con maggiore serenità perché qualora dovesse andare qualcosa storto, grazie alla snapshot si può tornare indietro e chiaramente iniziare a studiare il perché abbia prodotto l'errore, questo particolare aggiornamento. Però, diciamo, non bloccando il cliente con delle tempistiche assurde. Stiamo arrivando, eccola lì. Eccolo qua, ci ha chiesto di notificare Zimbra dell'installazione, possiamo fare yes, ma anche no. Stiamo in dirittura d'arrivo. Eccolo qua, la configurazione è completamente completata. Completamente completato non si può sentire, però va bene lo stesso. Quindi la configurazione è completa, possiamo andare con l'utente Zimbra per vedere se tutto è andato correttamente. ZM Control Status ci dirà che tutti i servizi siano effettivamente up in Zimbra e lo vediamo. Per, diciamo, sincerarci dell'aggiornamento effettuato, possiamo andare a vedere, a verificare in pratica la pagina amministrativa del nuovo Zimbra che passerà dalla versione 7 alla versione 8 con delle colorazioni chiaramente più tenui. Eccola qui, dovrebbe partire subito.
Perfetto, quindi Zimbra è stato aggiornato alla versione 8. Ora non ci resta che testare che il sistema funzioni effettivamente, prestando molta attenzione chiaramente all'invio delle mail, perché qualora stesse come noi utilizzando l'SMTP autenticato, lo si dovrebbe fare ex novo, utilizzando non più la procedura per Zimbra 7, ma la nuova procedura per Zimbra 8 che potrete trovare tranquillamente nel wiki ufficiale di Zimbra. Arrivederci al prossimo video tutorial.